Questi tre bellissimi cucciolotti li abbiamo chiamati Mulan, la femminuccia, Mushu, il maschietto nero, e Shang, il maschietto tricolore. Sono meravigliosi, eppure li hanno abbandonati, li hanno portati qui in canile dopo averli trovati sul loro terreno e hanno detto che assolutamente lì non potevano rimanere. I poveri piccini erano terrorizzati. Pensate, erano in quattro, c'era anche un'altra femminuccia bellissima grigia tipo a schiena, ma purtroppo è morta, forse aveva in incubazione qualche virus, i virus tipici dei cuccioli. Ora loro hanno quasi 3 mesi, ma manca proprio poco al compimento dei 3 mesi di vita, e quindi sono pronti per andare in famiglia, per trovare delle belle famiglie. Noi cerchiamo questo per loro, famiglie che li considerino membri a tutti gli effetti, questi piccolini. Secondo noi loro diventano di taglia media, immaginate l'altezza media di un cane da caccia, ecco. Forse la piccolina Mulan, forse verrà un pochettino più piccola e più minuta, ma rientrano comunque nella categoria dei cani di taglia media. Sono dolci, simpatici, affettuosi, felicissimi quando entriamo nel box per stare un po' con loro, ma purtroppo possiamo stare veramente poco tempo con questi piccini, perché ne arrivano tanti altri. Oggi sono arrivati cuccioli di 20 giorni. Pensate un po' come dobbiamo dividerci tra tutti questi animali sventurati, figli dell'ignoranza di chi non vuole sterilizzare e poi preferisce abbandonare. Purtroppo qui a Ginosa vengono prevalentemente per lasciare i cani e non per adottarli. E allora dobbiamo rivolgerci a tutta Italia nella speranza di trovare per loro le famiglie giuste. Ah, che bello sbadiglio! Allora, ripresentiamoli. Mulan, la femminuccia, dolcissima, guardate che bella che è, stupenda, affettuosissima, un amore, un gioiellino. Mushu, questo bellissimo maschietto nero focato, guardate che bello che è, con le orecchie pelose, stupendo, affettuosissimo, adesso un pochino intimorito, è naturale. E Shang, guardate che carino, pezzato, bianco-nero, con un po' di marrone, quindi questo verrà sicuramente considerato cane tricolore, perché crescendo si vedrà di più il marroncino sul faccino. Bellissimo, guardatelo, guardatelo. Tre gioiellini questi piccini. Speriamo che non rimangano ancora oltre in canile, che arrivino presto le vostre chiamate. Ciao piccolini, buona fortuna. Ciao.